Testiamo oggi le armi del mercato nero di venerdì e questa settimana abbiamo veramente tre armi fantastiche. Abbiamo la Nemesis, abbiamo il Projector Recursion e abbiamo la Lightshot. Tre armi molto forti e relativamente diverse. Partiamo con la Nemesis. La Nemesis è una pistola molto semplice. Il suo effetto è altrettanto semplice. Ha un bonus danno elettrico quando sparate. Fine. Non ha altre particolarità. E è comunque molto molto carina, come potete vedere non ha grandi difficoltà di utilizzo né proiettili strani da pensare, è una pistola normalissima che fa un po' più di danno delle altre pistole normali, però potete vedere che ne vale la pena. Il danno è ovviamente nella media, non è un'arma super super forte, ma il fatto che sia veramente semplice credo sia un grosso lato positivo. La potrete trovare in principalmente due elementi, sia incendiario sia corrosivo, per cui contando anche il danno bonus elettrico che fa potrete trovare un pochino quella che più vi si addice. State vedendo qua però la sua debolezza contro ad esempio questi nemici che sono resistenti al fuoco, già non è la cosa migliore, per cui se proprio vogliamo mettere una classifica diciamo che questa è l'arma più debole tra quelle che vedremo oggi. Abbiamo poi un'altra arma, il Projector Recursion. Questo shotgun spara un colpo che rimbalza tra i nemici. Semplice. Ora, quanto è forte? La risposta è dipende dal vostro personaggio. Su Zane, abbastanza, veramente molto poco. Se però andate a giocare su Amara, dove giocate una build col Grasp che fa riflettere i proiettili, in quel caso quest'arma è stupidamente forte. È una cosa fenomenale, tanto da pulire intere aree praticamente in pochissimi colpi. Sugli altri personaggi, però, come state vedendo, sì, può essere forte, però non è proprio la scelta migliore che potete fare, per cui non ve la consiglio più di tanto. Infine, la terza arma è la Lightshow. La Lightshow è questo. Avete bisogno di altre spiegazioni? La Lightshow non ha effetti speciali. È una pistola che spara 4 proiettili del colpo. Fine. Credo che la dimostrazione sia altamente eloquente e vi spieghi già tutto quello che c'è da sapere. Lightshow è oscenamente forte. Fine. E il problema è che è anche molto molto semplice da ottenere. Potrete farmarla praticamente da un miniboss, sempre qui nel DLC 3, con un 33% di possibilità di drop rate, per cui non vi conviene più di tanto prenderla dal mercato nero perché, beh, la potete ottenere facilmente. È comunque l'arma più forte di questa settimana. Settimana armi forti, settimana armi comunque abbastanza facili da ottenere, per cui a voi la scelta. Se volete farmare, farmatevi le armi, è molto più semplice. Se invece non volete farmare, compratele dal mercato nero perché sono armi ottime, almeno in base alla vostra build. Per quanto riguarda la Lightshow, invece la Lightshow non interessa ed è sempre forte.